Due. Uno. Buongiorno ragazzi! Ragazzi, non ci vedete più belli, più ringiovaniti, più Stati. Sì. Abbiamo Cioè, dormito se tipo. così fosse, anche se non lo fosse, praticamente ieri abbiamo dormito 24 ore. Abbiamo dormito, ci siamo No, addormentati. 12 ore tutte. Non abbiamo più ripreso dopo il pranzo perché erano già le 4 qualcosa. Fuori faceva freschino, io non stavo tanto bene. Freschino, faceva freddo. Ecco, io Cioè, non per stavo. noi, che è per il primo freddo, diciamo. Io non stavo tanto bene, un po' per questioni di donna e un po' boh, forse appunto il freddo, non lo so. Io non Ho stavo bene pregato. perché mi sono mangiato 6 spring roll vietnamiti, più un hamburger, più le patatine con l'aglio. Quindi, Fritto tutto. tutto super Comunque fritto e mi è niente. rimasto sullo stomaco con questa Ho cosa. pregato Fede di andare in albergo, volevo una doccia bollente, volevo rilassarci anche perché comunque ragazzi, nei 2 giorni precedenti avevamo dormito 9 ore in totale. Quindi eravamo abbastanza stanchi. E quindi niente, quindi ci siamo messi a doccia bollente, ve lo giuro, è stata bellissima. E poi letto. Io mi sono messa a lavorare un po' al video e lui mi ha abbandonato alle 7:30. Sette, e ci siamo svegliati stamattina alle 8. 8, sì. Dalle Quindi ho 7 detto. di ieri sera alle 8 di stamattina. Niente. Ora andiamo a far Ora colazione. andiamo a fare colazione perché oggi si parte. Dovremmo prendere questo pullman qui sotto e andiamo a Hanoi! Hanoi. Ah, scusatemi ragazzi, mi sono dimenticato una cosa. Oggi il mio outfit è questo: felpa di pecora, pantalone bianco, calza e bellissima. Sono stupendo oggi. Ah, una cosa, noi ci svegliamo sempre, ci siamo, questi 2 giorni ci siamo svegliati con questo rumore. La musica di questo ragazzo vende i motorini. Adesso non c'è più la musica, ma adesso riparte. Ecco. Allora, come potete notare, vedete quella ragazza giù in fondo con la giacca bianca, praticamente dell'acqua in mano e sta bagnando la strada. Questo perché lo sta facendo? Perché giustamente lei sta vende del mangiare a banchetto e bagnando la strada non si alza la polvere e quindi tutta la polvere della strada non sale sul mangiare. No, thank you. No, ragazzi, purtroppo è così. Purtroppo è così, vengono a vendere. No, thank you. Thank you, sorry. Insistono, probabilmente sta continuando adesso qui di fianco a noi. È l'effetto che fanno i turisti, insomma. Parlano meglio l'inglese, che parlano meglio l'inglese di me. Yeah. He's funny? Italy. Italy. Ciao ciao, yeah. Ma funny in Italy, same face. Yeah. Italy. Italy. Also Italy, yeah? Yeah. Okay. Intanto che facciamo, se la ridono loro. Ciao ciao. Ciao ciao. Praticamente cosa è successo? Si sono avvicinate appunto queste signore che mi ho appena ripreso. Ci hanno chiesto, non avevano capito all'inizio, di leggere il messaggio che io aveva mandato un turista, perché queste donne organizzano tour nei villaggi dove vivono, diciamo. Non avevano capito, ci aveva chiesto di leggergli quello che il turista gli aveva scritto. In realtà ci aveva chiesto appunto di leggerle ad alta voce che cosa avesse scritto il turista, perché loro ci hanno spiegato che non sanno leggere. Non sono andate a scuola, quindi non sanno leggere, non sanno scrivere. Neanche nella loro lingua. Neanche nella loro lingua, perché Jessica all'inizio gli aveva tradotto un po'. Però niente, gli abbiamo dovuto scrivere anche il messaggio al turista da parte loro, per farvi capire. Abbiamo letto in inglese. Ad alta voce loro ascoltavano e hanno capito dal nostro parlare. Però sono simpaticissime. Eccoci qua ragazzi, dopo aver speso 4 euro per Si far può far di meglio, colazione, eh? devo far di meglio, sì. Siamo arrivati, eravamo già alla stazione dei bus, stampiamo il biglietto e si parte per la volta di Hanoi. Questo dovrebbe essere l'autobus e noi dovremmo essere lì, in questi posti davanti, speriamo, in alto. Ok, saliamo. Thank you so much. Una volta tolte le ciabatte, ecco qua come si Che presenta. bello! Oh. Che Ok, ci vediamo dopo. Bacio.
Ragazzi, ci siamo fermati qui per fare pipì, stop, mangiare qualcosa. Sono 2:30 e fa caldo, signori, fa caldo. Si è ritornato il caldo. Che bello. Niente, alla fine abbiamo finito per mangiarci un panino. Abbiamo troppo poco tempo, volevamo prenderci delle uova, qualcosa. Thank you. E eccoci qua. Ragazzi, benvenuti ad Hanoi. Ecco la faccia che dice tutto. Ragazzi, siamo ad Hanoi. Contenti. Sono stracontento perché mi sta piacendo. No, cioè, vedete quanto caos. A me le città piacciono. Sì, esatto. A noi sembra. A noi o a noi? A noi piace. È molto, molto bella. Ci piace un sacco. E mi mancava la città. Sì, esatto, anche a me. Cioè, vi dico, di solito nei viaggi sono quella che cerca sempre un po' la natura, i posti un po' tranquilli. Però vi dico che dopo un mese in Laos, dispersi in villaggi più o meno remoti, è bello sentire la vita. Cioè, dei clacson, esatto. Cioè, un po' modernini. Poi è molto moderno, cioè diciamo che comunque ci mancava un po' di modernità, no? Sì, esatto, ci mancava perché comunque il Laos, come ho spiegato a Jessica, geograficamente parlando è un po' scomoda perché comunque è molto montuosa e anche il nord del Vietnam è molto montuoso e quindi gli spostamenti sono molto noiosi. Sì, e oltretutto, vero, secondo me, geograficamente parlando, a mio parere, è un po' scomodo anche per modernizzare un po' le città, perché sì, i trasporti comunque non sono facili, invece però è bella, raga, non vedo l'ora di farvi vedere tutto. Sì, possiamo dire anche che è vera questa cosa che Laos è ancora poco turistica, nel senso ci sono i turisti, ce ne sono tanti, ma non è fatta per i turisti, ecco, il che è anche bello perché vedi molto l'autenticità del posto. Però vi giuro, ragazzi, che questa sensazione non la provavamo da quando eravamo a Bangkok e a noi piace un sacco Bangkok. Il caos. Ci piace il caos, ragazzi. Sì, esatto. Ci piace il caos. Il caos, la vita. Stare in mezzo alla gente, vivere. La vita proprio, esatto. Cioè, vedete la gente, i clacson. La città che si muove lassù, cioè, vedete le moto, cioè, bello, bello, bello. Comunque, ora, questo è il. Diciamo, questa è Hanoi e la parte che mi interessa, vecchia. La parte vecchia, che è quella che ci interessa a noi. Hanoi. Quindi ci hanno scaricato qua. Siamo già nel posto giusto, dobbiamo solo entrare un attimino nel vivo del quartiere e cercare un hotel. Allora, abbiamo dato un'occhiata ai prezzi su Booking, giusto per farci un'idea, e sono abbastanza alti rispetto al nostro budget almeno. Sì. Però vediamo, perché comunque su Booking costa sempre di più. Quindi noi andremo a cercare, entreremo e chiederemo, quindi esatto, speriamo costi di meno. Che bello, c'è un sacco. Guarda. Ragazzi, siamo entrati in qualche albergo, ma erano tutti o troppo costosi o pieni praticamente. E cioè, veramente casino. Abbiamo letto che è la città più popolata di motorini del mondo. E si vede, infatti. Si sente più che altro. Federico mi abbandona così in mezzo al. Oh mio Dio, ragazzi, se sopravvivo qua, sopravvivo ovunque. Comunque abbiamo trovato un hotel su Booking adesso perché erano tutti veramente pieni. E un hotel a 17 euro a notte, in due. È un po' alpino, però è il più basso che abbiamo trovato. No, ragazzi, ma ci rendiamo conto di quanti motorini ci sono? Quanti motorini? Quanto è traumatico, tra virgolette, in senso buono, rivenire dal nulla a questo casino? Lumache! Sta mangiando lumache! Non dico che ci profumo! Ci sono un sacco di profumi, ragazzi, sì! Profumi di fiori! E stavamo appunto dicendo che è la prima città grande che vediamo che non conoscevamo, perché Bangkok la conoscevamo già da prima di questo viaggio, quindi è la prima città che vediamo. Siamo contentissimi! Cioè, mi interessa nella pelle! Questo non stop proprio! Come non detto, ragazzi! Ci ha appena mandato un messaggio. Questo appartamento non è disponibile. Benissimo! Mancavano 15 minuti all'arrivo. Niente, andiamo a cercare qualcos'altro. Ragazzi, la nostra ricerca sta continuando disperatamente perché ormai la gente piscia in mezzo alla strada. Non lo so, abbiamo prenotato un hotel per 2 notti, però per domani, dopodomani. No, per 3 notti. E adesso vediamo qua, siamo appena entrati.
Ok, thank you. Niente, ho occupato anche questo, tutto pieno. Vediamo. Siamo disperati. Che portello c'è? Vediamo un attimino. Ganduong. Vediamo questo. Ragazzi, arrivati. Ora vi spieghiamo tutto. Tra poco vi raccontiamo tutti. Diciamo che la doccia ci può rigenerare e rendere un attimo contenti, ma siamo un po'... È buonissimo il sapone. Abbiamo speso uguale per le altre 3 notti in totale, sì, in un altro albergo. Cioè, vabbè, lasciamo perdere. Adesso vi raccontiamo tutto. No. Raccontiamo stanchi. Brevemente quello che è successo. Allora, errore nostro, perché abbiamo sempre bene o male prenotato gli alberghi in anticipo. Qua ad Hanoi, capitale del Vietnam, di sabato. Ma non prenotiamo, ma va, ma troviamo. Tutti pieni, ragazzi, tutti. Dalla bettola all'albergo da 1001 notte. Siamo scesi dal pullman alle 5 e alle ore 7:15 abbiamo trovato un hotel che non, tra l'altro, non è volevamo. Neanche nel budget, no, ragazzi. Infatti da adesso ne parliamo così, siamo... Che cosa dobbiamo fare? Niente, non è questo... Tra l'altro è uno tra gli economici che abbiamo trovato. Veramente, viaggiando perdiamo un sacco la cognizione del tempo, quindi non ci ricordavamo che oggi fosse sabato. Siamo arrivati, abbiamo cominciato a cercare e come avete visto, niente, siamo arrivati alle... che ore erano? Le 7:30, le 8. Abbiamo trovato due posti. Il secondo posto, praticamente abbiamo prenotato su Booking, arriviamo all'hotel e ci dice, tra l'altro il signore è anche abbastanza maleducato, non ci ha neanche voluto... non so, dalle spiegazioni, siamo arrivati dicendo che avevamo la prenotazione su Booking, confermate tutto, e dice siamo pieni, non so come mai Booking adesso faccia fare queste cose, e in effetti più hotel abbiamo scoperto è successo questo esatto. Disguido, insomma, quindi niente, tra l'altro un ragazzo carinissimo di un altro albergo che aveva detto che avrebbe guardato se aveva una camera per noi, ci ha visto ancora in giro dopo un'ora ed è venuto a chiamarci in mezzo alla strada dicendo che aveva una camera però fino all'1, perché aveva dei clienti che arrivavano all'1 di notte, quindi fa, se volete ho la camera fino all'1 e poi però vi faccio dormire giù nella sala, nella onda, divano, diciamo, sì, se non trovate nulla, e quindi per noi quella era già un era una soluzione possibile. Tra l'altro carinissimo, comunque, esatto, noi cercavamo un posto per, come sapete, siamo in giro da parecchio tempo, volevamo un attimino sistemarci, lavarci tutto. Siamo andati in un altro hotel e praticamente ci hanno portato in questo hotel qua, che purtroppo costa tantissimo, ci costa, ragazzi, un po' di più, molto ci costa di più. 70 euro una notte. Considerate che abbiamo prenotato gli altri 3 giorni e abbiamo pagato di meno che qua una notte, cioè abbiamo pagato 63 per 3 notti, che è tantissimo comunque, cioè è super fuori dal nostro budget, ma purtroppo costano così qua i posti. Oppure quelli veramente economici erano già completamente pieni, quindi ci è andato un po' così, ma anche questo serve a imparare, giustamente, no? Quando vai nelle grandi città durante il weekend magari è meglio prenotare un po' in anticipo. Vabbè. Ragazzi, niente, ci siamo fatti una doccia, siamo profumate, adesso andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare, andiamo a esplorare un po' a noi con un po' di peso sul cuore, perché veramente quei soldi sono veramente tanti per noi, ragazzi. Cioè, ci facciamo una sapete settimana. Che abbiamo il budget di 10 euro al giorno a testa per tutto e 70 euro in due, cioè, ragazzi, sono... cioè, viviamo 3 giorni. Vabbè, comunque, non ci buttiamo giù, no. Recupereremo questi soldini. E... speriamo, non so, di trovare qualcosa, niente. E niente, ragazzi, comunque adesso noi vi portiamo nel cuore di Hanoi, perché è veramente, bella, veramente, sì, bellissima. Va bene, allora, ragazzi, dopo. Ragazzi, siamo usciti, c'è un bordello, non ci va. Praticamente c'è in fondo lì, c'è gente che salta. C'è casino da tutte le parti. Questo è il pho, giusto? Piatto tipico con il beef e le verdure. Thank you. Lemon. Ok. Thank you. Some. Ok. Cos'è? Aglio. Ah, nice. Ragazzi, mi sono appena mangiato una cipolla intera. Buona la cipollappa. Io assaggerei anche questa, mi sembra molto buona il profumo, però anche molto piccante. Questo torna un po' nella zuppa? No. Un pochino. No! E
per me ragazzi un po' di riso con le verdure e beef, manzo. Buon appetito. Però non siamo più abituati a questo. No. Che bello, che bellezza. Allora, abbiamo scoperto che c'è questo mercato che c'è solo stasera, che è sabato, a quanto abbiamo capito. Quindi sfruttiamo la serata per visitarlo, insomma, no? Ragazzi, questo mercato è lunghissimo e è bellissimo. Dobbiamo ancora fare l'altro lato. Sei contento? Io sì. Sì, dai. Ragazzi, questa è una cosa super, super creativa. Che in poche parole, alle bancarelle ti vendono... È un salvadanaio. Vendono un salvadanaio di gesso. E niente, poi lo compri e le bambine lo pitturano. Stiamo prendendo questo da assaggiare. Dice che è simile al gelato. Quindi proviamo. Guarda come sfrigola. Ah, wow. Thank you so much. Thank you. Guarda, ma che bello! Questo se lo prendi poi. Madonna! Urca, ma. Aia! È congelato, tipo sì. Meno 20 gradi, si vede? C'è il fumo. Il bambino che ti guarda. Chi ci guarda? Il bambino di fianco. Ok. Pronta? Come se fosse caldo. Buongiorno ragazzi, siamo già in pista alle 9 del mattino per cambiare hotel e adesso posiamo questa mercanzia, poi andiamo a farci una buona colazione. È un caos assurdo, vi giuro, e se sopravviviamo qua, sopravviviamo ovunque. Ci sono moto che spuntano da ogni dove, non ti fanno passare mai. I marciapiedi non si possono utilizzare perché sono praticamente invasi da moto parcheggiate, quindi devi obbligatoriamente camminare per strada. Ma devi ogni volta attentare alla tua vita. Oh mio Dio. E niente, però molto bello. Ora stiamo cercando qualcosa per fare colazione. Abbiamo lasciato i bagagli in albergo e avremo il check-in alle 2 circa. Siamo fermati per colazione con dei caffè vietnamiti con ghiaccio e due croissant, ma dobbiamo dare una registrata da noi perché sembrerebbe molto costosa. Dobbiamo capire dove possiamo mangiare. Comunque ragazzi, a noi è bella, ma è costosa. Ci siamo fermati un attimino in questo posticino perché stiamo riflettendo un attimino che cosa fare nei prossimi giorni per non spendere tanto. Dalle strade di Hanoi in diretta abbiamo Jessica Giorgi. Sì, eccola, sì, buongiorno, sì. Sì, ciao Federico, beh, grazie per la cagata. Volevo solo dirvi due cose. Allora, siamo ad Hanoi, come ben sapete, e pensate, è la seconda città più grande del Vietnam. La prima è Ho Chi Minh con 9 milioni di abitanti, Hanoi fa solamente 6 milioni di abitanti. E la storia di Hanoi è una storia di nomi, del nome di Hanoi, diciamo della capitale. L'ho detto appunto, è la capitale del Vietnam. Il nome è stato cambiato più volte. In origine il nome era Thang Long, ossia il dragone che si alza in volo. Poi Dong Kinh, cioè capitale dell'est. E infine appunto Hanoi, che significa città che sorge sulla sponda, sull'ansa del fiume, fiume rosso. Chiamato anche Song Hong. Basta, questo è il mio momento di spiegazione di Hanoi, ora andiamo a esplorarlo. Ragazzi, per farvi capire quanti motorini ci sono, è una strada piena. Cioè, i pedoni dove la vanno? La Vespa. Allora ragazzi, sta firmando. I will write the receipt and you let me know the room number and the address of the hotel. Yes, perfect. Jessica ha firmato, ha comprato una macchina. Abbiamo praticamente preso una crociera per andare a Long Bay. Sta studiando. In inglese era chiamato Thang Long, cioè il dragone.